Uomini fatti preghiera, uomini di preghiera, come Don Flavio, che ha scelto come suo motto episcopale non la proclamazione di una verità, non la dichiarazione di un'intenzione, ma un'invocazione, una preghiera. Dice così l'arcivescovo nella sua omelia, presiedendo la celebrazione dell'ordinazione episcopale di Monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, in un Duomo gremito e in festa, per l'ingresso nella successione apostolica, arcivescovo titolare di Dolia, di questo figlio della Chiesa Ambrosiana, nato a Monza nel 1977 e divenuto sacerdote in questa stessa cattedrale nel 2002. Quattro porporati presenti per l'occasione, i cardinali Leonardo Sandri, vicedecano del Collegio Cardinalizio, conconsacrante, così come Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, l'ambrosiano Francesco Cocco Palmerio e Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, nel quale ha lavorato a lungo il neovescovo. Nelle prime file i parenti e le autorità civili. In altare maggiore, 24 i vescovi provenienti da Turchia, Libano, Siria, Ucraina, dagli Stati Uniti, dalla Terra Santa, con il custode padre Francesco Patton. Tanti concelebranti ancora, per un rito sempre suggestivo, che dopo la presentazione dell'eletto vede la riflessione di Monsignor Delpini. Si cercano uomini fatti preghiera, cioè uomini inclini ad abitare il silenzio, persino nelle sacrestie dove si preparano per le celebrazioni, persino prima di inseguire l'ultimo segnale del cellulare, persino vincendo la curiosità elementare e legittima di leggere l'ultimo aggiornamento. Doveroso inoltre, riflette ancora il vescovo Mario, uomini fatti preghiera per ripercorrere la storia della Chiesa, i suoi drammi e farne una memoria in cui germogli il futuro e la speranza, la riconciliazione e la pace. Terminata l'omelia, è il momento del sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Con cui il vescovo eletto esprime i suoi impegni e poi delle litanie dei santi. Dell'imposizione delle mani sul capo da parte del vescovo Mario e dei concelebranti nel silenzio della cattedrale, della preghiera di ordinazione, mentre il libro dei Vangeli, appunto, è sempre sulla testa del neovescovo. Infine i riti esplicativi. L'insediamento tra gli applausi e l'abbraccio di pace. Un applauso che si ripete quando, a conclusione della celebrazione, l'ormai vescovo percorre con i cardinali la navata centrale del Duomo tra due ali di fedeli, o quando rivolge emozionato il suo saluto diciamo di ringraziamento. Insieme, abbiamo un legame che dura per sempre. Tanta emozione, però devo dire che durante la celebrazione insieme all'emozione cresceva tanta pace del cuore, non solo nel cognome, per sentirsi davvero sostenuto, tante persone che sono qui, quelle che non sono potute ma che hanno detto noi ci siamo, e uno sente davvero la forza della preghiera. Per questo quello che ha detto l'arcivescovo, a cui sono molto grato per la splendida omelia, diventa qualcosa che non riguarda solo il vescovo ma tutti noi, a partire dal battesimo, essere uomini che sono fatti preghiera, non pregano ma sono fatti preghiera. Una grazia da chiedere, che il Signore ci rigeneri ogni giorno in questa bellezza, in questa grazia che è unica e inimitabile. Per cui grazie al Signore e grazie a questa Chiesa che mi ha generato e che continua a generarmi nella fede. Il suo motto parla di preghiera e parla di ambrosianità. Tornerà a Roma con questo imprinting ambrosiano? Certo, perché anche la Chiesa di Milano è una delle gemme incastonate nella Chiesa Universale che la rendono bella. Quando anche in un gioiello prezioso salta anche solo una pietra, si vede che quel gioiello non è più così bello perché ne manca una. E allora la Chiesa di Milano è un gioiello dentro una corona bella che il Signore ha donato alla sua sposa e che dobbiamo continuamente onorare. Ad multos annos. Grazie.